fondata da Gianluca Manfredini, ha investito in ricerca e lavorato per più di 10 anni in ottica ecosostenibile alla creazione e ottimizzazione di Microsap, una bio-green technology utilizzata in agricoltura, che ha dimostrato di essere un valido aiuto per l'imprenditore agricolo nel contrastare gli stress causati dal cambiamento climatico e dall'inquinamento, e dimostrandosi anche un'ottima soluzione nel contrasto di malattie e di patologie agrarie importanti come peronospora, mal dell'esca e effervescenza dorata. Microsap, con le sue formulazioni innovative, è in grado di rispondere al gap di mercato che si è creato tra domanda e offerta, a seguire la recente normativa europea che ha ridefinito il concetto di buona pratica agronomica nel rispetto della salute umana e dell'ambiente. Partecipare a Roma Innovation Hub perché è sicuramente un'occasione per farci conoscere ed entrare in contatto con quelli che sono i professionisti del mondo industriale del food e anche con i grandi professionisti del comparto vitivinicolo. E ci immaginiamo quindi che possa essere un'occasione per poter stringere delle partnership sia industriali e anche commerciali. All'evento presenteremo le nostre formulazioni a base Microsap, che è la nostra bio-green technology che è altamente performante in agricoltura e che ha già ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Microsap permette di ottimizzare il lavoro in campo di tutti i professionisti del settore agricolo e ci permette di mantenere elevati standard in termini di qualità e quantità del prodotto anche in condizioni di forte stress climatico. Ci rivolgiamo quindi a tutti quelli che sono i professionisti del food, perché grazie all'utilizzo delle formulazioni Microsap nelle coltivazioni hanno la certezza di poter utilizzare prodotti finali sani e non fitotossici. Come detto, uno dei punti principali dell'Agenda 2030 è la lotta ai cambiamenti climatici. Il nostro ruolo in questa lotta è stato quello di fornire con tutto il comparto agricolo e a tutti gli addetti ai lavori una tecnologia in grado di garantire loro alti standard produttivi sia in termini di qualità che di quantità. Tutto questo chiaramente sempre nel pieno rispetto dell'ambiente e di conseguenza anche della salute dell'uomo. Negli ultimi anni NDG ha sviluppato, grazie anche a investimenti importanti in ricerca e sviluppo con diversi enti di ricerca italiani e stranieri, una tecnologia brevettata a base di un bio carrier compatibile, grazie al quale si è riusciti a diminuire in maniera consistente l'utilizzo di diverse sostanze di sintesi chimica e principi attivi che sono da diversi anni sotto la lente di ingrandimento da parte della Comunità Europea. E alcune di queste sostanze la Comunità Europea ha addirittura indicato una prossima sostituzione. Come NDG è riuscita a tradurre questo in una lotta ai cambiamenti climatici? Appunto, l'utilizzo di questo carrier biocompatibile in tutti i nostri prodotti, sia nel mercato dei fertilizzanti che da poco anche nel mercato dei fitosanitari ha permesso a tutti gli utilizzatori di ridurre in maniera drastica il numero dei trattamenti e questo quindi si traduce anche con una riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera perché minor trattamenti vuol dire minore entrata in campo di macchine agricole che sono cause di emissioni di CO2 in atmosfera e che di conseguenza hanno un peso determinante nei cambiamenti climatici. Questo grazie anche al potere adesivante dei nostri prodotti legato sempre alla tecnologia
brevettata.